Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a partire da 4,99 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Rivolta ieri a Palazzo Ducale in quarta commissione lavori pubblici. 5 commissari su 12 abbandonano l'aula per protesta contro il presidente Gio Maria Ventura. L'esponente di Sassari è, secondo i ribelli, ha convocato la seduta in un orario non concordato e irrituale rispetto alla prassi. Oltretutto accusano i 5 spiegando la decisione con una frase ritenuta inaccettabile. Si fa così perché l'ho deciso io, questo sarebbe stato il contenuto espresso da Ventura. Uomini e il sole al comando, già ce l'abbiamo e per quanto mi riguarda, nel suo ruolo forse lei non se lo può neanche permettere. Sottolineata dai consiglieri la mancata interlocuzione tra Ventura e i commissari. Io so, tramite alcuni consiglieri, che non ne sapevano niente. E questa è una decisione che lei ha preso. Il tempo delle dittature è terminato e vorrei che lei facesse più democrazia all'interno di questa commissione. Un rimprovero sottoscritto anche da Giuseppe Paropoli di Sassari Civica e Marco Dettori di Futuro Comune, mentre il sardista Mariolino Andria mette l'accento sull'aspetto politico. È quello che si registra ormai da tempo, cioè non si riesce a avere quella capacità politica di mediazione tra maggioranza e opposizione, soprattutto su temi come quello che stiamo discutendo oggi, che peraltro sarebbero anche di maggior gradimento e di consenso per chi in questo momento sta amministrando la città. Ventura bolle il tutto come polemiche inutili, mentre la consigliera Grazia Riguardo afferma di vergognarsi un po' per i colleghi fuoriusciti. Per la cronaca, la seduta su cui si ritornerà era destinata alla presentazione da parte della società Engie del nuovo servizio di energia per la città. Publistreet, azienda leader in Sardegna nel noleggio camion vela.